Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, ancora l'emergenza sanitaria purtroppo non è finita. Non sappiamo come sarà gestita l'apertura delle scuole a settembre. Un dato certo c'è: 200.000 cattedre vacanti. In questi giorni gli studenti, famiglie, docenti vivono momenti di grande incertezza dovuti alle continue dichiarazioni caotiche da parte del ministro Azzolina. Quindi oggi, più di prima, diventa essenziale procedere alla stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi solo per titoli, una selezione solo per titoli, per garantire l'avvio del prossimo anno scolastico. È impensabile, in una situazione drammatica come questa, parlare di selezione di docenti attraverso un concorso straordinario, così come insiste il ministro Azzolina. Un ministro che rifiuta qualsiasi confronto politico, sindacale, e che in questi giorni è stata anche criticata da una parte di questa maggioranza. Ma come può pensare di mettere a rischio di contagio 70.000 candidati? Come può sostenere e quindi dire chi è bugiardo, chi sostiene il contrario, di poter chiudere un concorso in soli 2 mesi, luglio, agosto, fare esami, correzione, valutazione dei titoli? E il ministro dimentica una fase importantissima, la possibile gestione dei ricorsi, o pensa di avere poteri speciali che può anche bloccare questi? Signor Presidente, concludo. La scuola è un patrimonio di tutti. Non è possibile che si può continuare con decisioni unilaterali dati solo attraverso trasmissioni o dirette Facebook. Tutti, studenti, famiglie, docenti, hanno il diritto di avere decisioni certe, immediate e possibili. E solo la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi prevista con questo emendamento può dare certezza che si può avviare il prossimo anno scolastico e dare finalmente dignità ad una categoria di professionisti che in questi anni hanno portato avanti la scuola. Grazie. Lei, onorevole Bucalo, dichiaro aperta la votazione. Ricordo il parere contrario.